paralitico, una persona che è incapace di alzarsi e di camminare, di andare verso l'alto. Però il problema non è camminare, il problema è verso dove andare, perché si può camminare rimanendo nel proprio giaciglio, esattamente come accadde al popolo di Israele. Uscì dall'Egitto, ma il cuore dei figli di Israele rimase in Egitto, con la nostalgia degli agli e delle cipolle, paradossalmente con la nostalgia della schiavitù, perché la schiavitù diventa, con il passare del tempo, un guscio, sedimentandosi il tempo, i gesti, i rituali di ogni giorno, compressi nella schiavitù, diventano come una prigione. Per questo il problema non è camminare, il problema non è sapere quale treno prendere e a che ora prenderlo, il problema è uscire davvero dal proprio guscio, dalla propria tana, dall'Egitto, dalla schiavitù, per andare verso l'altro, e per andare verso l'altro, per andare verso quella storia che si manifesta ogni giorno, occorre essere disposti, come Abramo, a lasciare la propria terra, a lasciare la propria parentela, a lasciare i propri costumi, a lasciare le proprie abitudini, a lasciare la tomba, per andare dove non si sa, non sai nulla, perché non è assolutamente detto che tua moglie giunga a quel binario a quell'ora, che tuo marito parta da quel binario a quell'ora. Non sai da quale stazione arriverà tuo figlio questa mattina, non lo sai che cosa ha vissuto ieri, che cosa ha pensato, la telefonata che ha fatto con la sua fidanzata mentre tu eri andata a dormire, le chat, non sai nulla, non sai quello che sta accadendo nel suo cuore. Per questo puoi avere la piantina di tutta la rete metropolitana e treni di Tokyo, puoi avere un'applicazione super nuova che ti dice tutto, dove scendere, dove salire, dove cambiare treno, quanti passi devi fare tra una piattaforma e l'altra per prendere il treno, ma non ti serve a nulla. Non è quella mappa, non è quell'applicazione sul tuo cellulare che ti indicherà come andare verso la persona che ti è accanto. Non ci sono ricorsi umani, per quanto moderni, per quanto sviluppati, perché le relazioni sono un imprevisto costante. Non servono i consigli degli amici, i suggerimenti del parente, non servono i manuali, non servono i romanzi che abbiamo letto, non serve nulla. Alle volte non ci serve neanche l'esperienza, perché quello che è tuo figlio è oggi, quello che tua moglie è oggi, è diverso da quello che era ieri o 5 anni fa. E se ieri o 5 anni fa in qualche modo sei riuscito ad avvicinarla, oggi non ci riesci, oggi ti trovi paralizzato, paralizzato da uno sguardo, da una risposta, da un'incomprensione, paralizzato da un rifiuto forse, che tu non ti aspettavi, dal fatto che tuo marito continui a non rispettarti nonostante te l'abbia promesso 1000 volte. Scopri che la tua amica nel cuore aveva un ragazzo e non te l'aveva mai detto, perché tu sei quasi disperata perché non riesci a trovare un fidanzato, e non solo, ma scopri che si sposa, o vedi che le altre amiche piano piano trovano tutte un fidanzato e si sposano, hanno figli, e tu rimani lì. Le altre famiglie con le quali forse stai condividendo la missione sono insopportabili, non riesci a capire perché si comportano in quel modo, perché il prete ha un'attenzione speciale per quello piuttosto che per quell'altro. Forse ti trovi paralizzato da ciò che vedi negli altri e ti trovi intruppato e non riesci a divincolarti, non riesci a uscire da questo fiume che è il pensiero comune, che è il senso comune carnale, che ti porta a non accettare l'altro, che ti porta dalla parte opposta di dove l'altro si trova. Non c'è niente da fare, è più forte di noi, fratelli, è più forte. Ora davvero mi sembra quasi di soffocare questo anonimato, questo scivolarsi a fianco senza sapere nulla l'uno dell'altro. È terrificante, perché è quello che non vorremmo vivere, ma quello che viviamo spessissimo, paralizzati. Ma la paralisi interna, fratelli, ecco cosa ci dice oggi il Vangelo, ecco cosa ci dice oggi il Signore. Noi pensiamo cose malvagie nel nostro cuore. La nostra paralisi non è dovuta al fatto che l'altro sia diverso da ciò che noi ci aspettiamo. La nostra paralisi viene da noi, non ci blocca l'altro. Spesso i psicologi, non so, gli uomini di cultura, appunto le varie mappe umane delle quali ci serviamo, gli amici eccetera, continuano a ripeterci che è l'altro che ti blocca, è il carattere dell'altro che ti inibisce, è quello e quell'altro, tutti i professori. Ma se il nostro cuore è libero, è sciolto dai legami del demonio, dalla menzogna, se il nostro cuore è capace di alzarsi e andare verso l'altro, cioè è capace di amare, allora non c'è inibizione che tenga, perché molto spesso andare verso l'altro significa anche rimanere fermi, cioè non obbligare l'altro, non esigere dall'altro, perché molte volte noi andiamo all'altro con esigenza, andiamo all'altro cercando di piegarlo, obbligandolo stesso a perdonarci, obbligandolo stesso a capirci, no? E poi entriamo in crisi se questo non succede, e scambiamo questo per amore, poi dopo l'altro ci risponde male, l'altro non ne vuole sapere, allora giù crisi, giù nevrosi, giù follia, il mondo casca.
Ma tutto questo, fratelli, è perché il nostro cuore è malato. Per questo dice il Signore, ti sono perdonati i tuoi peccati. Non gli dice immediatamente, alzati e cammina. Non è questo il punto. Il punto è guarire il cuore. Perché se guarisci il cuore puoi camminare. Il miracolo non è mai qualcosa di esteriore. Il miracolo autentico sorge, nasce dal miracolo interiore, dal miracolo nascosto agli occhi del mondo, agli occhi della carne. Per questo è necessaria la Chiesa. Per questo è necessario chi ci conduca a Cristo. Qualcuno che abbia pietà e misericordia di noi e ci conduca ai piedi di Cristo. Perché tu ed io non riusciamo a uscire dal circolo vizioso dell'incapacità di amare, della paralisi, dei pensieri malvagi che portiamo nel cuore, con i quali giudichiamo Dio, con i quali pensiamo di Gesù Cristo, che sia un blasfemo, cioè che uno che in fondo, non abbia veramente a cuore la nostra realtà, la nostra famiglia, i nostri figli. Perché? Perché non ascolta, perché non guarisce, non cambia, non mi rende possibile l'accesso all'altro. Perché sempre il problema è la strada, il problema è l'altro, che questo treno dell'altro non arriva mai in orario, che cambia sempre banchina. Il problema è quello. Il Signore dice, attenzione, questi sono pensieri malvagi, questi sono pensieri che vengono dal demonio. Dio non è buono, Dio non ti ama, è sempre lo stesso. E la psicologia, e ripeto, i consigli degli amici, eccetera, ci fanno del male, fratelli, per questo non c'è da parlare. Vi ripeto e vi dico con forza, attenzione ai consigli degli amici. Guardate Giobbe, pieno di amici, e nessuno che gli avesse detto una parola vera, anche usando parole sante, dicevano la menzogna. Attenzione, tuo consigliere sia uno su mille, dice la scrittura, piuttosto lasciatevi portare dalla Chiesa. Possiamo riposare, fratelli? Questo paralitico non ha detto una parola. È la Chiesa che ci porta tra i piedi di Cristo. È la Chiesa, è la pazienza, la tenerezza, l'attenzione dei pastori, dei catechisti, dei fratelli. È nella comunità cristiana che noi sperimentiamo l'amore di Dio. C'è il perdono dei peccati, c'è quel gancio che entra dentro al nostro cuore e ci tira su e ci alza dai nostri peccati. Allora, dice, è più facile dire sono perdonati i tuoi peccati o dire alzati e cammina? Secondo che cosa è più facile? Alzati e cammina è un miracolo che viene se c'è un potere sulla natura, un fatto fisico che non possa camminare, perché è molto più difficile dire ti sono perdonati i tuoi peccati, perché camminare è il frutto del perdono dei peccati. L'ordine della natura, cioè usare le gambe per amare, usare le gambe per andare a lavorare e quindi perdere la vita, usare le gambe per annunciare il Vangelo, che belli sono i piedi di coloro che annunciano il Vangelo, dice il profeta Isaia, è un ordine, è l'ordine della creazione. Allora ricreare è molto più difficile. Bisogna andare fino al focolaio, fino a dove questo disordine che arriva anche alle gambe impedendole di muovere e al cervello impedendo di dare gli impulsi per muoversi, quindi al cuore che non fa circolare bene il sangue. Bene, bisogna andare all'origine. L'origine qual è? Il peccato. Ecco, Cristo ha dovuto morirci dentro i peccati nostri. Ci è morto, fratelli, è morto per noi, è morto per te, e oggi ti dà la possibilità di ascoltare questa parola, perché la Chiesa, attraverso la predicazione, attraverso i sacramenti, attraverso il cammino di fede, attraverso le liturgie, non guardare i nostri peccati, ma la fede della sua Chiesa, la fede della Chiesa ci porta. Per questo toglie ogni clericalismo a noi preti, toglie ogni moralismo ai genitori, ai fratelli, ai parenti, ai figli, agli sposi, perché non vedi più nell'altro un impedimento, non vedi nei fatti, nella malattia, nei problemi economici, nella politica, non vedi in tutto questo la causa della tua impossibilità di essere felice, perché è impossibilitato di amare. No, tu vedrai la schiavitù che c'è nel tuo cuore, quindi vedrai la schiavitù che c'è nel cuore del fratello. Insieme siamo deposti ai piedi di Cristo, come Maria che si è scelta la parte migliore, la parte buona, la parte bella, l'unica che non verrà tolta, come discepoli. In questa immagine del discepolo si guarisce essendo discepoli, si guarisce ai piedi di Cristo, nella Chiesa, nella comunità. Allora sì che si può alzarsi e camminare, andare verso l'alto, perché è guarito il cuore, fratelli, è guarito il cuore. Perché allora passerai dai pensieri malvagi allo stupore nel vedere che Dio ha dato il potere di perdonare i peccati e quindi di guarire la carne incapacitata, di ridare ordine alle tue mani, ai tuoi occhi, alla tua bocca, alla tua lingua, ai tuoi pensieri, un ordine nuovo che nasce da sentirti amato, che nasce dal perdono dei peccati, dalla rigenerazione, dalla Pasqua che si compie in te, dall'essere tu strappato dalla morte. Allora, se tu sei stato perdonato, se la misericordia ti ha incontrato, se tu stai ai piedi di Gesù e ascolti la sua parola e ti senti rigenerato perché sei stato messo dentro le viscere di misericordia della Chiesa, allora tutto nasce di nuovo, tutto prende la forma originale, la forma bella, quella bellezza che salva il mondo, cioè l'immagine e la somiglianza di Dio. Allora tu puoi veramente alzarti e camminare e andare verso l'altro e distendere le braccia sulla croce per l'altro, perché ciò che ti salva cos'è? La croce. Per questo dice portati il colettuccio, portati la memoria di chi tu sei, cioè sapere che veramente un poveraccio
faccio come il popolo quando nella terra promessa era: guardati dal dimenticare chi eri, guardati dal dimenticare quello che ha fatto Dio con te, perché tu non ti inorgoglisca. Allora porta sempre la croce, porta quella croce sulla quale il demonio ti aveva schiacciato e ucciso, ma sulla quale, incontrandoti con Cristo, hai trovato la porta al cielo, la porta verso l'altro, la chiave che sarà data alla Chiesa, la chiave che apre questa porta che ci separa dall'altro, che ci separa dalla storia, che ci separa dall'entrare nella malattia, dall'entrare nella volontà di Dio. Questa porta è la croce, e la chiave è Cristo crocifisso, questo codice, questa forma, questo profilo unico e irripetibile che è Cristo crocifisso con te, che ti permette di entrare ogni giorno nella volontà di Dio, di passare all'altro, di camminare. E questo potere, fratelli, perdonare i peccati, cioè di crocifiggerti con Cristo nella sua morte per partecipare alla sua risurrezione, per passare dalla morte alla vita, questo è stato dato agli uomini, cioè alla Chiesa, alla carne e il sangue di ogni figlio di Dio, di ogni cristiano rigenerato nell'amore di Dio, nel perdono. Allora coraggio, è questo quello di cui ha bisogno tuo figlio, è quello che ha bisogno ogni uomo, di vedere nella Chiesa possibilità di guarire profondamente. Tu sei un figlio della Chiesa, hai la chiave per aprire qualunque prigione, in tutto puoi trovare il cammino per amare.